La serie Like a Dragon Yakuza di Prime Video è secondo me una delle migliori trasposizioni di un videogioco in pellicola. Weilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video per parlare oggi di Like a Dragon Yakuza, la serie prodotta da Prime Video, uscita proprio in questi giorni, questa settimana, con i primi tre episodi e che vedrà un nuovo episodio ogni venerdì. La sto seguendo, ho visto le prime tre puntate di fila, una presso l'altra, e sono rimasto piacevolmente sorpreso da una serie TV per la quale nutrivo molti dubbi e soprattutto grandi paure legate al fatto che era difficile trasporre un videogioco così action, così pieno di combattimenti all'interno di una serie TV. Quello che invece mi sono ritrovato davanti è un prodotto veramente centrato. Ci sono state però diverse critiche per quanto riguarda il fatto che non riesce a cogliere pienamente lo spirito della serie di videogiochi, ma io non sono totalmente d'accordo. Stiamo parlando comunque di una delle saghe di videogiochi più longeve di sempre, con tantissimi capitoli e tanti altri se ne stanno aggiungendo e sono già stati annunciati, ma allo stesso tempo una saga che per qualche motivo non è mai esplosa realmente in Europa, avendo un enorme successo soprattutto in patria, quindi in Giappone. Probabilmente, se dovessi dire il perché, è dovuto al suo stile molto giapponese, molto patriottico, che qua in Europa ha preso poco, mentre invece qua in Europa lo stile giapponese riesce ad avere comunque un grande seguito, soprattutto per quanto riguarda i JRPG. Questa tipologia di videogioco incentrato per lo più sul combattimento corpo a corpo, su cinematiche molto molto lunghe, in qualche modo ha sempre respinto il grande pubblico. Fermo restando però che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, anche grazie al lavoro di creator e ai consigli di creator importanti e molto seguiti, come può essere Falconero e anche altri, ma come per esempio i Player Inside, insomma, la serie Yakuza ha acquisito un pubblico nuovo e maggiore che prima non aveva. Credo sia anche questo uno dei motivi per i quali Prime, quindi Amazon Prime Video, ha deciso di investire in questa storia, in questa saga e portarla sui nostri schermi attraverso una serie TV. Cosa tratta questa prima stagione di Like a Dragon Yakuza? Questa prima stagione fondamentalmente parla delle origini del drago di Dojima, di tutti gli eventi collegati al primo capitolo della serie di Yakuza, ovvero tutti quegli eventi che vanno dal 1995 al 2005. Prima cosa che mi ha colpito di questa serie è la sua struttura particolare, composta da tantissimi flashback, anzi, si vedono più flashback che fasi incentrate sul presente, quantomeno in questi primi tre episodi. In questo modo possiamo ricostruire quella che è stata la storia di Kazuma Kiryu, il protagonista, e soprattutto, devo dire, di Nikishiyama, ovvero quello che è, senza fare spoiler, chiaramente un co-protagonista di questa avventura, e ricostruire appunto come sono arrivati nel presente ad essere quello che sono, cosa gli è successo. Queste diverse linee temporali riescono quindi perfettamente a ricostruire il modo in cui sono diventati, cosa gli è successo e a introdurre anche questi personaggi per chiunque non abbia giocato la serie di videogiochi e quindi li trovi totalmente nuovi, non sapendo effettivamente chi sono e come sono arrivati ad un certo punto. Altro aspetto che secondo me è particolarmente difficile in serie TV e film che sono trasposizioni di videogiochi è appunto la trasposizione stessa dei personaggi, che spesso risulta poco credibile. Questa serie di Like a Dragon, invece, devo dire che i personaggi sono molto credibili ed è stata fatta una trasposizione molto seria rispetto a quelli dei videogiochi. Non parlo soltanto dell'aspetto estetico, che è davvero ben fatto, ma anche dell'aspetto caratteriale, quindi del background psicologico di questi personaggi, di cosa hanno passato e quindi di come sono arrivati ad essere in un certo modo. Come dicevo prima, questo è reso magistralmente attraverso il passare del tempo, attraverso i vari salti temporali nel passato e nel presente che vengono fatti, vengono ricostruiti alla perfezione e vediamo la trasformazione sia caratteriale e sia estetica anche, che poi è una faccia, una seconda faccia di quella caratteriale, di questi personaggi. Per me la nota di merito maggiore legata a questi personaggi è quella di Nikishiyama, che vediamo nel passato essere comunque un ragazzo spaesato, molto impaurito, che vuole fare tanto ma che combina tanti disastri, mentre invece nel presente è diventato il capo del clan Tojo,
E quindi ha una struttura estetica anche nel modo di vestirsi, nel modo di pettinarsi, totalmente diversa. Insomma, un gran lavoro considerando che, come dicevo, il rischio quando si traspongono personaggi dei videogiochi all'interno di una serie TV o di un film è sempre quella di creare dei personaggi caricaturali. Come per esempio, mi viene in mente, è successo con l'adattamento cinematografico di Dragon Ball o quello di Prince of Persia. Altro rischio nel quale non sono caduti, secondo me, in questa serie, era quella di cercare di portare il mood del videogioco e le caratteristiche del videogioco, ovvero fondamentalmente le scazzottate continue, all'interno della serie TV. Perché questo avrebbe rischiato di rendere tutto molto noioso e ripetitivo. Chiaramente quell'elemento che è molto divertente all'interno di un videogioco non può rendere allo stesso modo in un medium del tutto diverso. Quindi quella che vuole narrare questa serie è una storia di Yakuza, una storia di mafia giapponese, una storia di intrighi politici, una storia di paura, di rivalsa e di tanto altro, senza concentrarsi per forza su quegli elementi che hanno reso forte la serie di videogiochi e che appunto farebbero fatica ad attecchire anche in un pubblico che invece sta guardando una serie TV. Le scazzottate ci sono, non preoccupatevi, ma semplicemente sono gestite bene, non sono esagerate, non sono troppe e ci si concentra invece su quella che è la storia che c'è dietro a Yakuza. Chiaramente siamo soltanto ai primi tre episodi di questa serie che credo avrà comunque diverse stagioni, visto che la saga videoludica conta una decina di capitoli, compresi anche quelli non principali, siamo anche oltre, quindi anche gli spin-off, come per esempio Judgment e altro, però credo che ci saranno diverse stagioni per narrare anche il proseguo della storia del drago di Dojima. Ma se vi dovessi dire dopo questi primi tre episodi se vale la pena vedere questo Like a Dragon Yakuza, direi assolutamente di sì. Non capisco le critiche che sono state volte a questo titolo, perché comunque parliamo di una trasposizione difficile. La trasposizione di un videogioco volutamente esagerato e violento all'interno di una serie che invece si propone di essere abbastanza seria. Per cui, per i fan del videogioco e della saga videoludica che vedono questa trasposizione, lo consiglio perché ritroveranno quei personaggi che hanno amato in una chiave comunque ottima, in una trasposizione ottima sia estetica che caratteriale, che non farà venire il cringe quantomeno. Mentre invece per i non fan a maggior ragione lo consiglio perché possono vivere questa storia, magari che non hanno vissuto attraverso i videogiochi, in una chiave diversa, con una trasposizione che comunque narra gli stessi fatti narrati nella saga videoludica. Considerando che stiamo parlando di una delle saghe più longeve nei videogiochi, qualcosa avrà pur da dire questa storia, no? Per tutti questi motivi, Like a Dragon Yakuza è assolutamente approvato fino ad ora. Io non credo si potesse fare un lavoro migliore di questo perché era veramente una trasposizione difficile. Certo, non siamo davanti a The Last of Us, probabilmente come qualità di scrittura, ma anche la scrittura in origine, alla base quindi di questa serie, ovvero la scrittura del videogioco, non è la stessa. La scrittura di The Last of Us è sicuramente più matura, è una scrittura anche più intensa forse rispetto a quella della saga videoludica di Yakuza. Per tutti questi motivi non può avere nemmeno la stessa qualità di scrittura. Nonostante ciò, lo ritengo assolutamente un esperimento riuscito finora. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete visto i primi tre episodi, se la continuerete o preferite mollarla, se vi sta piacendo o meno. Come sempre, fatemelo sapere in un commento e parliamone pacificamente. Vi invito pure a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare tutti i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!